Cobana è sotto assedio da 100 giorni. Ne ho passati 7 e 6 notti tra coloro che sono rimasti, 6.000 adulti e 1.000 bambini. Il 16 settembre è cominciato l'assedio. Da quel giorno il confine è stato chiuso e l'unico giorno che la Turchia ha aperto il varco, il 29 novembre, un camion imbottito di esplosivo è entrato in città, causando morte e distruzione. Cioè lì è confine turco, ok, ma quella invece davanti a noi è la porta. Sì, la porta dove è entrato quella macchina che si è esplosa vicino a un ospedale, perché lì erano compagni feriti. E sono morti 5 civili e 2 compagni. La impressione che quel camion là ha fatto sto disastro, hai capito? È pazzesco, se ci pensi. Incredibile, eh? Cioè, hai capito che portata che aveva sta roba? Da quel momento non è più passato nulla. Tutto ciò che si consuma all'interno è ciò che già c'era. Beni di prima necessità, carburante e il resto vengono razionati, vista la difficoltà di reperire qualsiasi cosa. ISIS, nella sua campagna mediatica, insiste nel dire che a Kobane non ci sono civili, ma in realtà la vita per molti sembra scorrere con quella normalità che il conflitto avrebbe dovuto cancellare. I combattenti ISIS arrivano da tutto il mondo. YPG e YPG, le milizie curde che difendono Kobane, hanno sottratto documenti a combattenti del califfato che consentono di capire la loro provenienza. Molti arrivano dall'Europa, francesi, belgi, inglesi. Tra il materiale moltissimi farmaci, soprattutto stimolanti per farsi coraggio al momento della battaglia. Ci sono passaporti, carte di credito, patenti di guida e altro. Molti di questi arrivano anche da Cecenia e zone dell'ex Unione Sovietica. Siamo sul fronte praticamente, questo è il fronte di Kobane. Tutta la parte est della città è praticamente distrutta ed è di fatto la front line dove i combattimenti non si fermano mai. Sono i cecchini il pericolo più grave per la popolazione civile e per questo motivo gli incroci delle strade sono oscurati con teli. What is your name? How old are you? Sono le donne le protagoniste della resistenza curda, organizzate all'interno dello YPG. Molte di loro, cecchini, anche giovanissime. Elin. Elin, this is your diary. I have a green card, right? Sì. Le armi in dotazione ai resistenti curdi sono per lo più obsolete e quelle più efficaci sono quelle sottratte ai caduti Daesh, quelli là letteralmente, che è il modo in cui vengono chiamati gli uomini in nero. È esplosivo con delle viti dentro, questo per fare per ammazzare più persone attorno. Kalashnikov, AK-47, SC-70 sono le armi più diffuse. Non c'è mai tregua nei combattimenti perché ISIS prova delle sortite, soprattutto quando scende la sera, ma è la notte il momento più intenso. ISIS si dota di droni sia per carpire informazioni su dove si trovano i civili, sia per attaccarli nella parte ovest della città, quella dove vive la maggior parte delle persone. Se entrare è difficile, uscire è ancora più complicato perché i turchi non permettono il passaggio di alcuno e l'unico modo è varcare illegalmente il confine. Have a segment.